Wahey Kuj, ben ritrovati dal vostro Andrink 91 su Inazuma Eleven Go Galaxy Big Bang. Nello scorso episodio ci siamo lasciati a questa scena tra Arion e Falco e siamo all'intervallo della partita tra il primo e il secondo tempo della partita contro i Sasariani. Quindi riprendiamo da questo dialogo, vediamo cosa si dicono. Captain, Falco! 悪いけど、本当の俺はこういうやつだ。気に食わないならチームをクビに。 Capitano, questo è il vero me, un ragazzo cattivo. Se vuoi posso anche andarmene. Non scherzare neanche. Tu sei il vero Falco Flashman e voglio diventare amico del vero Falco. Quindi va bene che sei così. Ma quello è Falco? L'atmosfera è cambiata? Sì. Forse vuol dire che sono un po' diverso, ma sono sempre io. Nel peggiore dei casi, per stare a passo col mio gioco, sforzatevi un po' di più. Ma no, sto scherzando. Era una battuta divertente per caso? Ah, senti, a cosa? Avete rotto le scatole? Costo leggere la mente, il cuore, basta. Eccola là, questa è super cattiva proprio, la super donna, vedi? C'è sempre la super femmina in ogni videogioco, anime, serie TV, manga, quello che vi pare. Dappertutto c'è la super donna che fa mazzi a destra e a sinistra. Mi raccomando, guardate a fianco perché sto scrivendo cose. Bene, riprendiamo la partita con Falco. Ah, ma è entrata in campo Hilary. Hilary Blasi. E ora Bella non è, mi sa. Buroku! Ti brocco? Col cavolo! Forse sono veramente di un livello troppo alto per noi. È la semplice verità. Certo! Era più vicino Riccardo, però. Non importa, non importa. Eh sì, facevo vicino anche Trina, no? Con la possibilità di precludermi il blocco di sto maledetto. No, usiamo un po' il potere. Oh. Se evita anche questo. Oh, meno male. Oh, vedi? Ma la palla! Per l'amore del cielo! Che va questa? Sì. Che fa? Ti ha imparato? Che sta a fare lì la piccolina? Si è fermata! E ovviamente passa senza problem. Ma mo ci penso io. Tac. E che... Mannaggia, oh, ma non va bene. Perché sempre miss quando non serve? Durante le partite di allenamento sempre perfetto, cose varie. Boh, miss, miss, miss. E sto cavolo, miss. Accidenti, che rabbia. Ma non per qualcosa. Il fatto è che... Perché? Perché durante le partite importanti no, ma durante quelle stupide sì. Non ha senso. Senti, signori, che devi fare? Devi segnare, che devi fare? Va bene. Ci vuole aprire in due, come una cozza. Giustamente, loro sono pesci, quindi aprono le cozze. Oh yes, Falco! I miei pensieri sono più cattivi dei tuoi. No, i miei lo sono di più. È come quando stai al telefono con la tua ragazza e non hai detto attacca prima tu, no, attacca prima tu, no, attacca prima tu. Stanno facendo la stessa identica cosa, vuoi vedere? Oh, anche lei risveglia il suo animale. Un pavone? Ah, quindi non sei una pesciara, un'ornitologa?
Non riescono a reggere la pressione che emana quella tipa. Ah, probabilmente lui ha capito che i Sasariani leggono il cuore, ma l'ha capito un po' tardi, eh. Io l'ho capito qualche episodio fa. Ah, ma la pressione che stanno esercitando, probabilmente Falco e la sua amichetta, quindi ci sta allora. Sarà la nostra carta vincente? Sì, ma non puntare quel dito che non sei Detective Conan, eh. Solo Conan ha il diritto di puntare il dito, perché lui poi risolve anche il caso. Ti blocco! In teoria dovrebbe vincere l'uccello, perché si sa che i falchi mangiano anche i pesci, no? D'impicchiata. Sì, i falchi non si trovano vicino al mare, però ci siamo capiti, no? E vince lei, ovviamente, perché lei ha il potere del pesce dalla sua parte. Ping, 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 ping. Io vorrei ricordare a questa signorina che siamo ancora 1-0, eh. Tu vai qui e tu vai qui. Non va bene. La gravità qui è pesante, ragazzi, eh. Eh sì, però non... No. Uccello contro uccello. Sì, sì. Quanta prepotenza. No, meno male. Almeno qualcuno che può riesce a rubare palla. Accidenti a voi. Vola palla, vola. Non ti preoccupare, palla, tu vola. Io ti lancio in alto, ma tu non ci vai in alto. Rimani a terra, su terra, rimani. Dai, gioco di gambe e rubiamo la palla, su. Sì, col cavolo. Niente. Con la sua tecnica è super potenziata, sì. Più o meno. Più o meno ci siamo. Vai, Trina! No, ma neanche Trina ci riesce! E allora niente. Niente, questo è gol. Beh, veramente no. Veramente no. Perfetto. Perfetto, prendi la palla, Temma. Ok, sta qui da solo, sta qui da solo. Sta qui da solo. Ce la facciamo, ce la facciamo, ce la facciamo. Non riescono mai a fare un tiro potente quando serve. Boom! A 150 all'ora. Ma come cavolo fate? È una presa per il culo questa. È una presa per il culo assolutamente. Non è possibile. Non è possibile. Vai. Fatti strada. Ma cosa? Io non lo so, ragazzi, ma è assurdo. Che gli serve lo spirito animale se poi non lo sa usare? Oh, ma insomma! Ma è impossibile allora! Temma tira più forte di tutti! È Temma che fa schifo allora. Avanti, riproviamoci, tanto mo anche fallisco o no, sembra che passa il turno. Va a quel paese, va. Avanti, riproviamoci. E via. E ovviamente lei passa. Se lo dovrà finire prima o poi sto spirito. Oh, beh, tanto, una in più, una in meno. Certo. Mo ci fa gol. Sicuramente. Ah no, forse no. Vabbè.
bene, abbiamo già visto questa scena 10.000 volte. Ah, lui ha trovato il modo per fermarlo, effettivamente, eh. Facci un po' vedere. E vabbè, tutti quanti mo' li risvegliamo. Vai, il gufo, Kukuro. In effetti c'ha l'aria da gufo. E non ha fatto nulla, ovviamente. Mi chiedo se sia per il dribbling o per il blocco della palla. Corri però. Quello è Zack. Ne ho tre su di me. No, effettivamente devo usare la tecnica per liberarmi di loro. Pemmete boomerang. Ping. No. 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 1-0. 1-0. Solamente. Eh sì, iniziano a essere più difficili. Dovrò allenarmi per benino. Con possesso di palla da parte loro. Ma per la prossima giuro che mi alleno, ma faccio proprio il massimo del massimo. Tutte le squadre degli amichevoli sconfiggo tutte. Tutte. Davvero. Mamma mia, che schifo sta partita. Uno dice, ah vabbè, se hai fatto solo un gol vuol dire che la partita era difficile. No! Vuol dire che Temma non si sa per quale motivo tirava la palla più forte degli altri. Le uniche due volte che ho passato con lui la palla a Falco, una potenza inaudita. Per quale ragione? Uff. Ora perderemo il nostro pianeta, la nostra casa. Sì, la perderete. Ah, ecco il vero Tsurugi Kyosuke. Avete vinto. Ti stai divertendo, maritino? No, mi sto annoiando a morte, signorina. Allora che ne dici? Hai deciso di salire al trono come mio marito? Penso che ci voglia un re su questa stella, no? E tu sarai il mio re, ovviamente, no? Tu diventerai il re di questa stella e ci sposeremo e tutti quanti faranno festa. Ma senti un po', tu come sei diventata regina? Ti ci sei autoproclamata? Sicuramente con te al mio fianco miglioreremo questa stella, ma anche no, forse. Perché Tsurugi è simile a mio padre, che schifo! Per favore. Ah no, lascia perdere. Ad ogni modo vorrei che tu diventassi re. Beh, per forza. Non ci sono re su altre stelle? Che vadano a genio? Ma sì, probabilmente ci sono, ma io voglio te, solamente te. Però per qualche motivo non mi fanno avere sicurezza. Laraia, mi piacerebbe sapere di più su qualcosa su questa stella prima di diventarne il re. Si chiama La Laia, non Roleia. Ricordate che l'adattamento italiano non è oroculato, anzi, sbagliano molte pronunce. Perché non mi lasci andare un po' in giro per questo pianeta? Non mi fido, tu dici così perché vuoi scappare. Ti prometto che non scappo, dai. E va bene. Fa bene a non fidarsi. Oggi siete stati bravi, mi sono esaltata anch'io. Ho preparato un bel po' di cibo per voi. Yeee! Sì, non avete i piatti pronti lì sul tavolo? Ma dov'è Falco? E Skeletto? Ah, Falco. Sì. È vinto il secondo turno, complimenti, fratellone. Sì, però devono avere una buona connessione sul pianeta Sasarian per riuscire a comunicare con la Terra. Le infrastrutture sono stupende. Guarda questo fratellone. Ah, sta parlando probabilmente di un giocattolo. Sì, forse stava parlando di un qualcosa, di una specie di gioco dove è stato più bravo di un altro, una cosa del genere. E Falco, insomma, gli ha detto, ricordati quello che ti ho detto, nessuno deve venire escluso da un gioco, da qualcosa, da qualsiasi cosa.
Perché comunque sì, anche lui è stato escluso da bambino, se appunto come abbiamo visto nello scorso episodio, flashback. Va bene. E così Sasarian verrà abitata da quelli che abitano a Fala Morbius in questo momento. Oh, tutti quanti insieme! Ora ci credete per forza. Ah no, forse solo io. Però dobbiamo recuperare l'altro frammento, vi ricordate? L'altra gemma dell'infinito. Katora! Ah, scomparsa. Però c'è l'altra gemma dell'infinito. Questa è la gemma blu che permette ad Arion di spostarsi in un qualsiasi luogo dello spazio. Ma l'abbiamo presa in tempo? Oh. Emma? Ti sei bene? Insomma, ho fatto un sogno un po' strano. Meno male, mi sono spaventata perché all'improvviso sei caduto. Sky, che cosa? Ho incontrato di nuovo Katora. Di nuovo? Ma sì, su questa stella c'è un'altra di quelle pietre della speranza. Ancora con questa storia? Eh sì, dai ragazzi, oramai lo sapete, no? E poi se ne rimangono quattro da trovare e questo è il settimo capitolo, forse vorrà dire che l'ottavo capitolo ha un'altra pietra, però secondo me il decimo, l'ultima pietra si trova su Fala Morbius, che sarà il luogo del torneo della sfida finale, secondo me. Quindi dobbiamo andare a recuperare questa pietra? Alrighty then! Penso di sapere dov'è, anche se tanto ce lo dirà il gioco. Direi di andare qui. E ho sbagliato. Bene. Ma tanto poi. Vediamo un po' sarà qui. Quanto lontana. Qualcuno che vuole fare delle sfide lì. Devo arrivarci, ma non so come. Bene. Ah. Vediamo un po' se sorge. È proprio questo il punto. Devo venire da lì? Oh, cosa? Dove vai? Ma aspettami! Ok, arrivo. Si è spostata per caso per conto suo? Che c'è, Pixie? Ah, si scende lì! Non ci avevo fatto caso che si scendesse! Ecco allora! Interesting. Scarpe. E tecnica offensiva. Qui? Questa? No, drena all'acqua, drena. Ok, allora scendiamo qui sotto. Devo fare anche le scale. Devo tenere premuto per fare le scale. Ma per chi mi avete preso? Ah, ecco il posto che abbiamo visto nel sogno. Si è sicuramente qui. E magari c'è anche Katora. E invece Katora non c'è perché. Perché no? Ah, ma ci sono anche altre strade. Non per forza quella principale. Molto bene, molto bene. È uno scrigno d'oro, ti pareva? Uno d'argento, tanto per gradire. No, niente scrigno d'argento. Eccoci qui. La gemma dello spazio. Con questa possiamo spostarci in qualunque luogo ne vogliamo. Il che mi rende onnipresente. È la seconda pietra della speranza. Aiuto! Temma? Temma? Questa voce è Katora! Katora? Ben fatto, Temma. Hai trovato la seconda pietra della speranza. Grazie a te per avermi guidato.
Kator, è vero che la tua stella è stata risucchiata da un buco nero? E che tu non sei riuscito a fuggire, quindi è per questo che comunichiamo in questo modo. A quanto pare. Ma tu dove sei? Mi hai detto che c'è un modo per salvare tutti, no? Dimmi, come posso salvare tutti quanti? Ti dirò tutto quando sarai da me. Ma allora sei ancora viva? Sei in qualche luogo? O forse è solo uno spirito come... come il nostro amichetto o amichetta, dipende poi se va nel pupazzo oppure no. Vincerà e sicuramente arriverà da te. Quindi credi a quello che ti sto dicendo? Ma certamente, perché non dovrei? No, perché non dovrebbe, ovvio, no? Ma perché mi stai aiutando? Perché mi sembravi turbato nella battaglia precedente. Che significa? Eri turbato del fatto che alcune persone possano perdere la loro casa a causa della partita. Se usi il nostro potere correttamente puoi salvare l'intero universo. Tem, ma che ti succede? No, tutto bene, ho parlato con Katora. E davvero, dov'è? Beh, sono nella mia testa. Ovviamente. Cos'è, un messaggio? Si parte verso il prossimo universo! Cioè, galassia forse. Voglio capire una cosa. La Via Lattea è la nostra galassia, no? Noi siamo nella galassia della Via Lattea. Mi stai dicendo che la Via Lattea è una galassia che si trova in un'altra galassia? Nella galassia del Gran Celesta, cioè... insomma... Però deve essere davvero grande questa... questa galassia che ingloba un'altra galassia. La galassia, ragazzi, è immensa, è infinita. Ovviamente questa qui è un'opera di finzione, però nel pensare che la Via Lattea sia inglobata in un'altra galassia, quanto può essere enorme? Il che vuol dire che comunque sia, la Terra si trova appunto in questo gioco in un'altra galassia inglobata. Perché se no altrimenti non avrebbero scelto la Terra per combattere appunto a calcio, per far sì che gli abitanti di Falamorbius si possano trasferire su un altro pianeta. Avrebbero scelto uno più vicino a loro. Il problema è che però hanno il 90%, hanno bisogno del 90% di spazio, una cosa, se non ricordo male. Ma lo spazio è infinito, quindi voi vi spostate solo nella galassia. E questo è il punto, capito? Sì, loro intendevano i pianeti abitabili, ma comunque sia è pur sempre nella galassia. Non possono aver scansionato parte dell'universo, è impossibile. Glacia, allora che dici? Tutto a posto. Abbiamo recuperato la seconda pietra della speranza. Io ho parlato con Katora. Ah, rieccolo. L'ho sentita chiaramente, ho parlato con lei, è viva ancora. Secondo me sei solo stanco. In questo caso ti parlerò di quel giorno, ciò che è successo al mio pianeta. Ho visto una scena orribile. Eccola là. Oh! È lui! O lei? Io sono Potomuri Emunator. Questa è la mia vera forma. Potomuri? Che bello. Come ho già detto, il mio pianeta natale Kiel è stato risucchiato da un buco nero portandolo alla distruzione. A quel tempo ero a capo di un gruppo di scienziati. Stavano lavorando a un cannone fotonico. Per distruggere il buco nero. Certo. Come se stessimo parlando di un film di fantascienza. Ah,
La nostra era solo una teoria, ma era sempre più vicina alla perfezione. Ci serviva solo un materiale in grado di sopportare l'alta temperatura del cosmic plasma e la sua energia e l'energia che rilasciava. Un missile? Ci serviva qualcosa tipo un missile, ma non potevo crearlo. Missile. Noi qui sulla Terra siamo pieni di missili. Potevate prenderne uno in prestito, no? Era troppo tardi, però. Ma... Avete costruito un laser fotonico e non riuscite a costruire un missile? La cosa più basilare dopo un laser fotonico? Quindi Katora è riuscita a fuggire. Hanno deciso di far fuggire Katora, che era la principessa appunto del pianeta Kiel, poco prima della distruzione. C'era solo un'ultima scialuppa di salvataggio, l'abbiamo lasciata per la principessa, ma il buco nero oramai... Katora-sama wa... Katora-sama è... Lo lascio all'immaginazione quello che è successo. Non mi dire che ha lasciato fuggire lui! Non posso fuggire e lasciare il mio popolo... No, 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 dai! Katora-sama... Ma allora è regina, no principessa? Io sono la principessa di questa stella e devo condividere il destino di questo pianeta con esso, ma... Sei tu, Potomuri, che devi sopravvivere. Ma perché io? Perché è un potere tale che un giorno ti servirà per salvare molta gente. Un giorno incontrerai una stella che sarà nelle nostre stesse condizioni. E tu sarai l'unico che sarà in grado di salvarla. Con la tua incredibile mente puoi creare speranza. Solo tu ne sei in grado. Katora-sama. So-itte Katora-sama wa watashi o sono kyūmeitei ni nosete dashitsu saseta-no desu. È così che Katora mi ha messo sulla scialuppa di salvataggio e mi ha permesso di scappare. Watashi nado no koto o jibun no inochi yori mo taisetsu da to okangai ni natta. La signorina Katora ha pensato a me piuttosto che a se stessa. Tuttavia, non sono riuscito a fuggire e sono diventato quello che sono diventato. Quindi è impossibile che Katora sia viva. La signorina Katora ha detto che non poteva lasciare la gente da sola e fuggire. L'ho visto con i miei stessi occhi, l'orribile vista di quel buco nero che inghiottiva il mio pianeta. Comunque sia, è Katora che ci sta guidando. Se arriviamo a lei, possiamo sicuramente salvare l'intero universo. Allora non capisci proprio, eh? Ti ho detto che non c'è possibilità che Katora sia ancora viva. Dovevo essere io a morire, e non Katora. Wow. Persone di Sazanara possono leggere il nostro cuore.
Gente con cui non vorremmo proprio avere a che fare. Ora Falco e Kinan si sono comportati molto bene in campo. E sono rimasto sorpreso anche dalla storia di Potomuri. Ed è anche incredibile che Tenma riesca a comunicare con Katora. Comunque sì, sono sicuro che con un po' di allenamento speciale potrò risvegliare anch'io la mia anima. Il totem. Beh, ti auguro buona fortuna. Episodio 8. Tsubasa o seteta senshi tachi. Shido-san, Ibuki, taihen da! Sì, cadono nella lava, esattamente. Proprio così. Bene Kujo, anche questo video termina qui. Ora spero abbiate capito perché ho voluto fare in due parti, fermare la partita al primo tempo e poi in questo episodio continuare appunto con la seconda. C'è stato davvero un botto di roba. Sono quasi 2 ore di registrazione in totale, quindi verranno mezz'ora ciascuno più o meno. Ad ogni modo, io spero che questo video vi sia piaciuto. Ovviamente la serie torna martedì, dato che esce martedì, giovedì e sabato. Vi ricordo in descrizione che c'è il link per Instagram e nel caso ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!